tutti, siamo qui per festeggiare il quinto anniversario dell'arrivo a settimo della nostra associazione. Grazie all'impegno di Vito Internicola e dei suoi collaboratori e anche grazie anche alla disponibilità dell'amministrazione comunale che ci mette a disposizione questa sede che è funzionale e accessibile e ci permette di tenere aperto due volte alla settimana uno sportello informativo che, man mano che passa il tempo, è sempre più seguito, sempre più conosciuto anche dalla cittadinanza. Quest'anno la delegazione di Settimo si è mostrata molto attiva, una delle più attive di tutte le nostre sedi decentrate. Ricordo l'importante convenzione che abbiamo stipulato con la Biblioteca Archimede, grazie alla quale potremo sviluppare tutta una serie di iniziative culturali presso questo polo veramente molto bello, molto grande, che si è stato sviluppato qui a Settimo. Prossimamente ci partirà un corso di Braille tenuto da Giuseppina Pinna. In precedenza abbiamo iniziato un ciclo di proiezioni con Cineforum sulle vari film che riguardano la disabilità visiva. Abbiamo fatto poi un importante convegno a novembre sulla lettura agevolata. Quindi è molto, per una delegazione piccola dove ci sono abbastanza poche persone che si danno da fare. Speriamo che nei mesi a venire i risultati siano sempre maggiori, sempre più importanti. Ma non voglio togliere tempo alla festa. Abbiamo qua presente in rappresentanza del sindaco l'assessore Caterina Greco, a cui lascio la parola. Grazie a tutti, grazie dell'invito. Io ovviamente vi porto i saluti del sindaco che mi ha pregato di partecipare e vi porto anche i miei di presenza. E intanto per ringraziarvi, perché 5 anni, è vero che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione questa sede non solo per voi, ma lo chiamiamo Punto H, è un centro dove sono ospitate le associazioni che si occupano di disabilità e quindi è un centro per noi importante. La collaborazione di Apri in questi anni, come anche ha detto il presidente Bongi prima, è stata molto molto impegnata e anche ha dato i suoi frutti, perché poi anche all'esterno, verso la comunità, verso la città, l'impegno e le attività che svolge Apri sul territorio si vedono. Lasciatemi usare questo termine, perché anche l'impegno in biblioteca, le attività che si fanno in biblioteca vengono poi, come dire, nel cartellone, messe nel cartellone, quindi anche rivolte alla cittadinanza, e questo fa sì che la biblioteca stessa, dove in questo momento diciamo che il cuore culturale della città, perché molte delle attività che si svolgono da parte dell'associazione ma anche da parte dell'amministrazione comunale vengono effettuate in biblioteca, e quindi anche la biblioteca ha modo di aprirsi a un'associazione come Apri, oltre che con il protocollo ma anche con l'acquisto di ausili, che è molto importante perché permette di renderla usufruibile e accessibile a tutti, anche a chi ha una disabilità di un certo tipo e che può usare la biblioteca come normalmente, no? E quindi questo è molto importante. Ci tenevo ancora a dire che so che ieri è stato inaugurato il centro di riabilitazione visiva a Ivrea, e anche questo è molto importante, perché io ho sentito il direttore generale dell'ASL nell'occasione appunto di quella bellissima manifestazione che ha organizzato Apri qualche mese fa, fare vanto di una possibilità di questo tipo, di aprire un centro e farlo gestire un'associazione. E questo è veramente importante, perché l'associazione che gestisce partecipa e quindi ne usufruisce direttamente. Quindi io vi auguro buon compleanno,
5 anni sono passati, dicevo prima, ricordo che ne passeranno altri 5, quindi noi speriamo di riuscire a mettere ancora a disposizione questa sede, con anche accogliendo associazioni diverse più, perché avete anche Samco insieme a voi, c'è la Lilith. Abbiamo dato questa possibilità a altre associazioni, la Lilith per la lotta ai tumori e la Samco si occupa di cure palliative, sempre per quanto riguarda i malati terminali in particolare, e questo è importante perché credo che insieme si lavori meglio, si collabori e si creano sinergie per andare avanti e ottimizzare le risorse. E volevo ancora salutare qui presente il presidente della Consulta della Solidarietà, Elvio Campari, che organizza insieme a tutte le altre associazioni di solidarietà e quelle che sono in questo centro la festa di solidarietà. Quest'anno mi sembra che la terremo a settembre, il 25 di settembre, non a giugno, e quindi in piazza De Campidoglio, quindi nella piazza dove c'è la biblioteca, e quindi è un'altra occasione per stare insieme e festeggiare. Quindi buona domenica a tutti. Thank you.